Gino De Rico, coamministratore del Marina del Gargano. Una giornata storica quella di oggi con l'intitolazione dei due moli del porto turistico. Sì, buongiorno a tutti. Un evento che abbiamo voluto fortemente, anzi l'anno scorso era già in programma, a causa Covid pandemia l'abbiamo dovuto spostare a quest'anno, con sicuramente una situazione diversa fortunatamente. Un evento a cui ci teniamo tanto, l'intitolazione dei due moli, con la partecipazione di tutte le forze politiche, militari, con la Marina Militare. Stamattina ci sono stati dei momenti veramente emozionanti, abbiamo depositato in mare una corona per i caduti del mare, un momento veramente toccante con il picchetto d'onore della Durand de la Penne che è imbarcata qui al porto industriale. Veramente un momento speciale. Un'annata davvero eccezionale questa del 2021, l'estate 2021, con tante imbarcazioni, i movimenti sono aumentati, una Marina del Gargano che si pone tra le più importanti di tutto l'Adriatico. Beh, ormai il porto è felicemente il punto di riferimento della nostra città, tutti trovano il punto di passeggio, il punto di godimento con le bellezze del porto, un porto che sicuramente in questi anni ha avuto uno sviluppo esponenziale, spinto anche dal fatto della pandemia, perché vivere nella barca, fare la vacanza nella barca dà una certa sicurezza, e questo non ci ha fatto altro che piacere, ha spinto la gente a scegliere il porto di Manfredonia, ripeto, con delle crescite esponenziali, a beneficio anche di tutte le attività che sono situate all'interno, che hanno trovato veramente godimento anche da tutta una serie di eventi che noi abbiamo messo in campo proprio per portare avanti il nome del porto turistico, ma della città tutta. Demeo, in molti chiedono il ripristino dei collegamenti marittimi con le isole Tremiti qui da Manfredonia, è anche una sorta di metro del mare per collegare le varie località rivierasche del Gargano e ridurre l'impatto ambientale. Si può fare? È uno degli obiettivi che noi ci siamo posti, stiamo valutando diverse situazioni, come per esempio un'idea bellissima, stravagante, che potrebbe trovare la realizzazione, l'idrovolante di collegamento con la Croazia, che aprirebbe il traffico turistico e viceversa dalla Croazia verso Manfredonia, con ovviamente delle nuove opportunità per tutti.